Stiamo monitorando giorno per giorno le conseguenze economiche del coronavirus e stiamo lavorando per ridurle il più possibile. Il 24 febbraio il governo ha emanato un primo decreto ministeriale che blocca i versamenti fiscali nei comuni della zona rossa. Ieri il Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto legge che contiene ulteriori misure per i comuni della zona rossa con la sospensione dei contributi previdenziali, dei mutui e delle bollette, un primo pacchetto di misure per l'insieme dell'economia nazionale, con particolare riferimento al turismo, per cui viene disposto la sospensione dei versamenti tributari e contributivi per tutto il territorio nazionale nelle imprese che lavorano nel settore turistico alberghiero, un meccanismo di rimborso dei biglietti e dei pacchetti turistici per chi è rimasto bloccato per cause indipendenti dalla sua volontà, ma dipendenti dal coronavirus. Rafforziamo gli ammortizzatori sociali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, prevedendo la cassa integrazione in deroga anche per gli studi professionali. E viene rafforzato il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e le risorse che sostengono le nostre esportazioni. A questo primo pacchetto di misure nazionali o comunque nelle regioni del nord maggiormente interessate seguirà un nuovo decreto legge che stiamo iniziando a costruire e che vorremmo emanare alla fine della settimana prossima. Stiamo dialogando con la Commissione europea per ottenere spazi di flessibilità di bilancio molto significativi che permettano di aiutare e sostenere i settori maggiormente colpiti dall'emergenza coronavirus e l'insieme dell'economia nazionale.